Buon pomeriggio, ben ritrovati con Lunedì Sport. È stato un fine settimana davvero ricchissimo di grandi emozioni per lo sport. Innanzitutto partendo dall'audace Cirignola che nella penultima giornata della Lega Pro Calcistica batte nel derby di Capitanata il Foggia con il punteggio di 2-1 e si guadagna il diritto di disputare i playoff. Vendicata la sconfitta di un anno fa, quando ai quarti l'audace Cerignola vide il sogno di proseguire i playoff facendosi rimontare le quattro reti dell'andata. Stavolta si riprende una giusta rivincita nel derby di Capitanata contro il Foggia. Un 2-1 meritato e frutto della nuova guida tecnica di Giuseppe Raffaele, che in quattro partite è riuscito a rivitalizzare un gruppo che sembrava perso. Allo Zaccheria, con un pubblico rossonero contro, vietata la trasferta ai tifosi ospiti, i gialloblu vanno da subito a capire che non sarà una passeggiata. Il vantaggio al settimo, Visentino e Corso per Sainz Mazza, uno degli ex, che di testa insacca per il vantaggio gialloblu. Giocatori del Foggia increduli. I locali tentano di investire una controffensiva valida e per poco non trovano il pari al dodicesimo con Antenucci con un volley da 25 metri. Nel corso del primo tempo, due rigori non concessi ad entrambe le parti per l'audace Cerignola, fallo su Vutai, per il Foggia su Schenetti. I gialloblu avrebbero l'opportunità di andare sul 2-0, ma il tiro di Tascone colpisce la traversa e Vutai non sfrutta la palla capitatagli. Il Foggia trova il VAR dopo la mezz'ora con la firma di Antonacci su sovraesposizione di Salines e si va negli spogliatoi. Nella ripresa le sostituzioni operate dal Foggia tendono a metterli sull'aggressività in attacco per cercare il successo, ma il tutto si spezza quando al 27esimo un errore della difesa rossonera consente a Tascone di prendere la palla e di servirla per D'Andrea, un altro degli ex del Foggia, che infila il meritato 2-1 gialloblu nel silenzio del tifo rossonero. Forcing duro dei locali che non fa cambiare più il risultato e fa esplodere la festa ofantina in campo prima e successivamente al rientro a Cerignola, al Monterisi, accolti da centinaia di tifosi che avevano seguito in TV la gara. Adesso si apre un'altra pagina da vivere tutta ad un fiato, con la speranza di andarcene in fondo. Ultima della regular season contro il Giuliano sabato prossimo in casa, pari interno contro la Casertana. E adesso andiamo a sentire le sensazioni post gara di Giuseppe Raffaele, il tecnico dell'audace Cerignola, che si dice contento di come è andata e punta già all'ultima partita della regular season e poi ai playoff. No, volevamo fare tutti i 90 minuti così, ma c'è anche Foggia in campo. E fra l'altro, lo dico da qualche settimana, non è mai un alibi, dobbiamo arrivare a fare questo, però in questo momento abbiamo lavorato anche sulla situazione, a parte se lo si fa sempre, però anche di stare più bassi perché abbiamo tanti giocatori che sono rientrati da inattività lunga come Miguel, come Ligi, come tanti altri, come Capomaggio che è mancato 15 giorni, e quindi era quasi scontato che 90 minuti altissimi non potevamo farli. Però credo che è evidente che poi la squadra ha sempre cercato la vittoria, ha sempre cercato anche il gol, non si è mai abbassata neanche dopo il 2-1, quindi la mentalità è quella giusta. Dobbiamo, e sono sicuro che lo faremo in queste settimane, continuare a lavorare sull'intensità, sui concetti di gioco, perché il primo tempo non ho ancora i dati, ma credo che abbiamo concluso almeno 7-8 volte in porta, quindi questa è la strada che voglio alle mie squadre. E sono molto soddisfatto, come lo ero anche quando in maniera inopinata abbiamo perso qualche punticino prima di questa partita, quindi nelle precedenti 5 partite, ma la squadra dal primo giorno che sono arrivato abbiamo un'identità insieme forte, mi diverto ad allenarla e i ragazzi noto che hanno un grande piacere, altrimenti a marzo non si possono pretendere determinate cose come lo si è visto oggi. Quindi sono soddisfatto, abbiamo fatto un primo passettino, dobbiamo fare un grande passo oggi, dobbiamo fare un ultimo passettino per la matematica e poi, come ho sempre detto, i playoff si fa per vincere e non si fa per partecipare.
Ed ora la pallavolo, la Serie C uomini di volley ha visto nella penultima giornata della regular season il successo dell'Udas Pallavolo Cirignola che ha battuto l'Altamura nella sfida decisiva 3-0 e automaticamente e matematicamente è nei playoff per l'accesso alla Serie B nazionale uomini. Cirignola vince nella decisiva sfida della decima di ritorno della Serie C Uomini contro la formazione della Group Altamura e portandosi a casa la qualificazione matematica per i playoff per l'accesso alla Serie B nazionale Uomini. Il match di sabato era molto temuto sia perché bisognava riprendersi dal KO contro la capolista Daken Matera ed anche per gli ospiti 3-2 dal potente al quinto set. La gara comincia bene per i padroni di casa che serrano le file del match, concedendo poco Ma agli avversari che sbagliano lo sto troppo in facendo fase vedere di risposta sporca, e ma sei difesa, enorme, tant'è che il ragazzi. coach ospite No, Caboso sono deve quasi le urlare sei, più di non una posso volta per richiamarli interrompere. alla concentrazione. Primo set, Udas Quindi sei un quarto, possiamo 25-17. fare, perché Secondo io sulla adesso falsa che riga devo, del non posso primo e muovermi. controllo della gara pressoché asciutto degli Udassini di coach Ferraro che non rinunciano a qualche giocata spettacolare, con il pubblico entusiasta per i loro beniamini. 25-14 il secondo parziale. Terzo con iniziale vantaggio ospite 5-1, poi Lanzone e compagnia recuperano e chiudono il discorso con un perentorio 25-18 e 3-0 finale. Ultima giornata senza giocare nel prossimo weekend che coincide con la chiusura della regular season. Fra una settimana gli Udassini sapranno chi affrontare nei playoff per la B Uomini, ma da lì sarà tutta un'altra storia da vivere e raccontare. E adesso andiamo a vedere le sensazioni post partita. Abbiamo due interviste da proporvi. La prima è con il capitano della formazione Udassina, Luca Lanzone. Bene, siamo arrivati finalmente. Vieni Luca Lanzone, il capitano di questa bella squadra. Siete arrivati finalmente a raggiungere questo bel traguardo dei playoff. Sì, oggi con una bella vittoria 3-0 in casa abbiamo raggiunto l'obiettivo finalmente. Manca una gara, ma noi faremo riposo, quindi era questa la partita decisiva. Certo che rispetto alla sfida contro la capolista forse potevate fare un po' di più, ma evidentemente questa era decisiva per poter approdare a questo traguardo. Sì, vabbè, poi ogni partita va giocata, quindi a prescindere, oggi siamo riusciti a dare il meglio. Senti, nel corso di questa regular season, Luca, c'è stata qualche partita che vi ha creato, come si può dire, un po' di difficoltà? Allora, la verità sono tutte partite, sono state quasi tutte partite sempre importanti, perché il campionato, la classifica era corta, quindi un po' tutte le partite sono state complicate. La dovevamo giocare sempre bene per poterle vincere. Adesso queste 2 settimane più riposo vi serviranno per ricaricare l'energia in vista dei playoff. E assolutamente sì, soprattutto per me, che sono un tantino vecchio. Bene, questa è l'opinione di Luca Lanzone, capitano dell'Udas Pallavolo Cerignola. Adesso andiamo a sentire un altro contributo che abbiamo realizzato con un altro dei giocatori di punta della formazione Udassina, Antonio Mosso. Andiamo ad ascoltare. Bella finalmente aver centrato il traguardo dei playoff nella decisiva sfida di questa sera contro Altamura, 3-0 netto. Abbiamo lavorato benissimo in settimana, era una partita che sentivamo da inizio settimana, anche per un senso di rivincita, perché siamo andati nel girone di andata, siamo andati a perdere in casa loro e adesso specialmente con una partita così importante abbiamo giocato di squadra, l'abbiamo studiata bene tutto lungo la settimana e stiamo crescendo sempre di più in vista anche di playoff. Senti, facevo strapparti un sorriso perché veramente è stata una lunga cavalcata, non priva di qualche difficoltà, evidentemente. Sì. È stato un bel campionato, ovviamente ci sono stati alti e bassi come in qualsiasi stagione, un po' di infortunati. Siamo partiti un po' male inizio stagione con la sconfitta contro il Bitonto, ma piano piano, lavorando sempre di più in palestra,
sia a livello tattico che a livello fisico, ci siamo ripresi e penso che abbiamo centrato l'obiettivo che ci meritavamo all'inizio stagione. Senti Antonio, a questo punto, a parte la pausa del prossimo weekend, avete praticamente 2 settimane per poter preparare questi playoff. La domanda che ti faccio è: quanto potrebbe essere difficoltoso la seconda parte di stagione, archiviata adesso la regular season? Allora, noi abbiamo una settimana dovuto al ritiro di una squadra nel campionato, certo. E dobbiamo cercare di mantenere costante il ritmo che abbiamo avuto durante tutti gli allenamenti. Dobbiamo aspettare appunto la fine del campionato per capire contro quale squadra dovremo giocare, anche perché il girone B, che sarebbe quello del nord, del sud paese e tutti gli eccise, è un bel girone e dobbiamo appunto arrivare preparati al meglio. Bene, questa comunque è l'opinione conclusiva di Antonio Basso. Complimenti a Ludas Pallavolo Cerignola. Adesso andiamo a parlare di B2 femminile. Importante verdetto che ha riguardato la lotta salvezza per la Fenice Libera Virtus, che è andata a vincere sul terreno del Cotropiano in una bella gara, finita 3-1 per le virtussine. La Fenice Libera Virtus vince in trasferta a Cotropiano nella decima di ritorno della serie B2 femminile per 3-1 e si porta a casa una vittoria fondamentale per raggiungere una salvezza non più lontana. La sfida per le Udassine di Castiglio era di riscatto dopo il KO esterno contro la capolista Biceglie di una settimana fa. Di contro le Brindisine avevano voglia di far rispettare il fattore campo anche dopo la sconfitta a Monopoli. Partenza per Vicite compagne del match con tenacia e determinazione, sfruttando appieno ogni possibile errore avversario. Il primo 25-16. Battaglia vera nel secondo da entrambe le parti, punto a punto senza risparmiarsi per le locali, con Altavilla e compagne che infila il pari locali ai vantaggi per 26-24. Ripartenza tosta della Fenice Libera Virtus Cerignola nel terzo set, che gioca con una buona circolazione di palla e gioco, non rinunciando a qualche giocata spettacolare per mantenere le distanze dalle Brindisine. Avanti 2-1, 25-22. Ultima frazione a tamburo battente, facile chiusura del match sul 25-15 e 3 punti d'oro meritati. Adesso ho poco tempo per riposare, anche perché bisognerà preparare bene la sfida casalinga contro l'Acrina Energy Castellaneta, quarta forza del campionato, a sorpresa sconfitta in casa dalla Matese Caserta per 3-0. Invece una brutta sconfitta è arrivata per la Pallavolo Cerignola ad opera della Oblonti Napoli in trasferta, Severo 3-0, e i playoff sfumati per le Pantere. Brutta sconfitta per la Pallavolo Cerignola in trasferta nella decima di ritorno della B2 donne contro la Oblonti Napoli. Le Fucsia, allenate da Francesco Scarvi, subiscono un pesante 3-0 che chiude ogni possibilità, a meno di disgrazie altrui, di lottare per i playoff per la B1 nazionale. Le due squadre erano arrivate con stati d'animo differenti: da una parte le Fucsia dopo il successo interno per 3-2 contro la Intec Benevento, ma perdendo per infortunio capitano Altomonte, che ha seguito la trasferta campana con le sue compagne; dall'altra le partenopee, desiderose di riscatto dopo il KO a Caserta. Primo set combattuto, ma le Pantere Oblontine sono troppo spesso in difficoltà e anche nella parte finale non sono lucidissime. E Oblonti vince 25-22. Secondo set gestito bene dalle padroni di casa, sia in termini di gioco che di qualità, mancata alla Pallavolo Cerignola, che delude le attese dei suoi tifosi e si lascia infilare il 2-0 locale amaramente, 25-12. Terzo set senza troppa enfasi, Oblonti Napoli gestisce bene il match e per la Pallavolo Cerignola resa anticipata e chiusura con il parziale di 25-18 per le partenopee, che consolidano il secondo posto in classifica con pieno merito. Recriminare per le Fucsia serve a poco e bisogna recuperare mente ed energia nella sfida interna del prossimo 27 aprile contro l'Accademia Benevento, vincente al tie break per 3-2 contro Monopoli.
E per quanto riguarda la gara delle Fucsie, andiamo a sentire che cosa ha detto Francesco Sgarbi, il tecnico delle Padelle, che si dice rammaricato per quanto è avvenuto, ma evidentemente anche con un finale di partita e anche di stagione da completare. L'intervista è stata raccolta da Napoli dalla collega Vincenzo Petrone. Poi c'è stata una partita diversa rispetto all'andata, ed è una domanda doverosa: quanto hanno pesato le assenze in casa vostra? Sicuramente sono assenze importanti che purtroppo ci portiamo avanti da tempo. Avete fatto un'ottima partita, noi abbiamo cercato di resistere, ma così corti è dura contro una squadra così forte come la vostra. Rispetto al campionato, arrivano risultati anche da altri campi che confermano quanto sia bello questo girone. Sì, è un girone veramente molto equilibrato, tolta Bisceglie che è scappata, dopo è veramente una battaglia all'ultimo sangue, molto bello e molto divertente. Che cosa è andato in questa giornata? Che cosa poteva andare in maniera diversa? Beh, sicuramente noi siamo stati bravi a impattarla magari bene, a tenere un po' in difesa, ma sicuramente alla lunga la ricezione nostra non ha tenuto e nel complesso abbiamo fatto molta fatica a tenere il cambio palla. Sicuramente potevamo fare meglio questo, ma va onore a voi che avete fatto veramente una bella partita e a un certo punto non ce ne abbiamo più avuto. È un momento della stagione in cui si guarda al prossimo futuro e a Cerignola si sta preparando un progetto importante. Siamo ancora col focus in questo campionato. Sicuramente quando comincerà a cadere l'ultima palla cominceremo a pensarci. Ora cerchiamo di finire, nonostante tutti i guai che stiamo avendo, al meglio per i nostri tifosi il campionato, poi ci pensiamo. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione di Lunedì Sport. Vi ringraziamo come sempre di essere stati con noi. L'informazione di World News Web 24 torna come sempre domani alle 13:30 con oggi. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.